Non riusciamo a capire come mai di fronte ad una situazione così drammatica, con accoltellamenti e persone ferite d'arma da fuoco, con fatti di cronaca a cadenza quotidiana, il questore continui a negare l'emergenza sicurezza a Pescara. E quanto ha affermato il Movimento 5 Stelle con la consigliera comunale Erika Alessandrini nel corso di una conferenza stampa convocata nel Ferro di Cavallo all'interno del quartiere Rancitelli di Pescara, in cui è stato illustrato un ordine del giorno da presentare domani nel Consiglio Comunale, con cui si chiede che Pescara sia inserita nelle città aderenti al progetto nazionale Strade Sicure. L'ordine del giorno, illustrato nell'incontro, impegna sindaco e assessore competente ad attivare presso la prefettura e gli altri enti coinvolti tutte le iniziative necessarie ad inserire il capoluogo adriatico all'interno del progetto. Tra gli altri obiettivi, anche sensibilizzare gli organi giudiziari a evitare il ricorso alla detenzione domiciliare di malviventi nelle loro abitazioni in quartieri a forte rischio sociale, istituire un ufficio speciale per le periferie alle dirette dipendenze del sindaco con compiti di analisi dei fenomeni complessi di carattere demografico, sociale, urbanistico, ambientale, al quale attribuire la funzione di studio e coordinamento della pianificazione e programmazione degli interventi di riqualificazione urbana. Non è la prima volta che il Movimento 5 Stelle si reca nel quartiere Rancitelli, era già accaduto con la visita del ministro Trenta a Pescara nel corso della campagna elettorale per le elezioni comunali. Il questore continua a negare che ci sia questa emergenza. Secondo noi l'emergenza c'è. Chiediamo al questore cos'altro deve accadere perché si possa definire lo stato attuale delle cose un'emergenza. Ci dicesse che cosa manca perché a Pescara possa scattare un'emergenza. Perché invitiamo nuovamente il questore ad essere presente in queste zone, a venire. Ci sarà un consiglio comunale a Piazza Santa Caterina dopo gli atti di violenza accaduti anche in quella zona più centrale, diciamo, rispetto a questa. Bisogna che questa diventi davvero la priorità delle azioni politiche di tutte. Noi siamo qui al completo perché il Movimento 5 Stelle è a disposizione e mette a disposizione le proprie idee, la propria voglia di lavorare con chi oggi governa ed è chiamato a fare un'azione, come dire, in prima linea. Ma l'intervento dell'esercito vi farebbe stare meglio o no? No, perché l'esercito che serve? Stare 48 ore su 48 ore, se una persona vuole sbagliare, sbaglia lo stesso. Non serve che stanno quelli, capito? Dare l'opportunità a parlare con dei psicologi, con quelli che stanno delle psicologiche, perché queste persone che fanno queste cose non stanno bene di me. Sono andata a chiedere lavoro al comune, non me l'hanno potuto dare. Mio marito ha combattuto per lavoro, lavorava qui, a quella della pace, questo giardino della pace lo teneva come loro, non ci entrava nessuno e poi è stato licenziato perché per le fedine penali. Come deve fare? Aveva attivato un'attività? Ce l'hanno chiuso perché ogni tanto perquisizione. Allora le persone come si devono fare? Cosa devono fare per andare avanti? Cosa devono fare? Non si sa cosa bisogna fare. Allora bisogna fare qualsiasi cosa.